Ciao ragazzi, allora come state? È un po' che non ve lo chiedo, è un po' che non ne parliamo e forse è arrivato il momento. Per chi mi conosce da tanto tempo lo sa, io ho sempre amato questa tipologia di video, ho sempre amato il poter parlare insieme a voi, avere un rapporto diretto, amo poter trasmettere qualcosa a chi guarda il video, soprattutto perché nella maggior parte dei casi a guardare il video sono persone più piccole di me e quindi cerco sempre di trasmettere quelle che sono state le mie esperienze, il mio pensiero. E in modo maturo anche a chi è dall'altra parte dello schermo. Quindi praticamente a parte le fiere dove sicuramente siamo più diretti, anche lì sapete quanto mi piaccia stare in mezzo a voi e fare cose del genere, insomma, non è sempre possibile farlo tramite un video. Oggi però ci tenevo particolarmente perché, per chi non lo sapesse, ieri è uscito un video di Mike Sciosciache personalmente seguo e conosco. Appena l'ho visto mi è scattata proprio una molla. Non è la classica molla, dato che qualcuno potrà pensarlo sicuramente, del lucrare su questa situazione, del fare visualizzazioni su questa situazione, anche perché mi pare abbastanza ovvio e scontato che questo video non sia monetizzato, ma sarebbe abbastanza stupido pensare questa cosa da parte vostra per il semplice fatto che, come vi ho già detto, non è il primo video del genere che vi porto, non è il primo video in cui vi parlo da persona matura e soprattutto perché su queste cose, ragazzi, non si scherza, non si tratta di liti su YouTube, come ha giustamente detto Federico, nel video. Non si tratta di sciocchezze del genere, si tratta di salute e con la salute davvero non si gioca. Guardando il video di Mike c'è stata una cosa su tutte che mi ha colpito ed è stata la sua forza clamorosa. Quasi come l'ha chiamata lui, dissociazione, vivere questa situazione in maniera completamente staccata e quindi non deprimersi, tra virgolette, per una cosa che poi non è neanche fatale, nel senso non si sa ancora, lui l'ha detto molto chiaramente quale potrà essere il futuro, quali potranno essere le ripercussioni su di lui, sicuramente ci sarà un'operazione. E lì dipende da lui e non solo. E l'essere umano generalmente ha paura di due cose: delle cose che non conosce, per prima cosa, e la seconda cosa, di cose che non dipendono da lui, fondamentalmente. Come dicevo, sono rimasto davvero colpito dalla forza che ha espresso nel video Federico. Te posso chiamare così perché tanto c'è lo stesso nome mio e chiamarti Mike non rappresenterebbe neanche il tutto. Mi ha ricordato un po' me stesso, qualche anno fa, perché per chi non lo sapesse, molti di voi comunque lo sanno già, il 18 settembre ho fatto 5 anni da un incidente molto grave che mi ha costretto innanzitutto a interrompere la mia carriera calcistica e a iniziare quella da YouTuber fallito, ma al di là di questo. 5 anni fa appunto ho avuto un incidente e lì non dipese da me perché io ero appoggiato a un muretto e una macchina perse il controllo e mi investì in maniera abbastanza clamorosa, come ho già detto grave perché ho rischiato tantissimo sul momento, non solo la gamba ma molto di più. Però è una cosa che mi ha fatto riflettere perché oltre alla bravura dei medici doveva esserci la mia forza di volontà. Forza di volontà che non è mai mancata, perché quella aiuta, è fondamentale. E nella vita dovete avercela. Ecco perché il motto del mio canale è Never Give Up. Mai abbattersi, perché se ti abbatti tu è finita, gli altri potranno dirti non ce la farai mai, tutta la situazione potrà sembrarti controproducente, potrà sembrarti impossibile, magari lo è anche, ma tu non devi mai abbatterti, tu devi credere in te stesso, nelle tue possibilità, in chi ti vuole bene. E non devi mai pensare che sia finita, non devi mai partire sconfitto. Fede questa cosa l'ha espressa nel video e io sono davvero felice della persona che ho visto al di là dello schermo, della persona che ho conosciuto e sono sicuro, carissimo, che questo intervento andrà bene. Sono sicuro perché, come hai detto tu, pensare il contrario sarebbe inutile. Cioè, che sto a fare qua se penso già che va male, no? Il senso era quello, la cosa che è emersa dal tuo video. Ed è anche la cosa che voglio far emergere io, che ho sempre fatto emergere nella mia vita e che voglio far capire a chi guarda questo video. Non vi parlo di operazioni perché poi la salute è una cosa molto delicata, dipende da noi e non solo. E parte dalle piccole cose, il non voler mai abbattersi, non voler mai mollare. Allora io non voglio andare a ripetere fondamentalmente quello che ha detto lui, sarebbe abbastanza inutile. Quindi voglio concentrarmi su di voi, voglio parlare in maniera diretta con voi, dirvi davvero non mollate mai. A partire dalle piccole cose, è chiaro che sarebbe troppo semplice o troppo plateale dirvi adesso in una situazione così difficile, mi sembra ovvio, non bisogna abbattersi.
sbattersi, perché vi ripeto che parte tutto da noi. Se noi abbiamo forza di volontà, le cose vengono più semplici, sempre. E poi vi chiedo un'altra cosa: affrontate veramente la vita con un pizzico di maturità, poca poca, perché scherzare è bellissimo. Io sono il primo che fa il coglione in tutti i video, che anche nei video più seri, comunque come in questo, prova anche a strapparvi una risata, perché è fondamentale, perché anche la forza di volontà, il buon umore parte da lì, dal sorridere, indipendentemente da come vada la vita, no? E perché sorridi alla vita e la vita ti sorride. Inoltre, guardando il video di Federico, mi sono accorto che non siamo così diversi io e lui. Intanto per forza di volontà, per il modo di affrontare le cose, e soprattutto perché lui, come me del resto, o me come lui, fate voi, non ci siamo insomma mai ritrovati, anche forse per quello che ci è successo nella vita, per semplicemente un modo di essere, mai andati a infognare in queste situazioni del marcio di YouTube, di litigi inutili. Io come lui cerco sempre di avere buoni rapporti con tutti, chiaramente qui riprendo una sua citazione: se qualcuno non è mio amico, di certo non dipende da me che lo escludo a priori o che non conoscendolo ne parlo male, come fanno molti. Quindi queste sono situazioni che, per carità, YouTube è importante, sono il primo a dirlo, sono il primo che si batte tutti i giorni con sua madre per far capire comunque YouTube è una cosa importante per le soddisfazioni che poi ci regala, ma al tempo stesso resta una piattaforma, resta il web, la vita reale è comunque un'altra, le cose importanti sono comunque altre, e quindi questa cosa non dobbiamo mai farcela sfuggire, mai dimenticarcela. Che cosa è stato? Cos'è stato cambiare così? Insomma, questo video più che per Mike, tornando a parlare dello youtuber, era per voi, per trasmettervi qualcosa come al solito. Prometto che proverò a portarveli più spesso, perché è importante avere un rapporto diretto con le persone che ti seguono. E quindi vi chiedo, come ho detto all'inizio del video, di commentarlo questo video dicendomi voi come state e poi quello che vi pare. Sinceramente non vi do molti criteri come faccio al solito, ovviamente non vi chiedo like né nulla. Vi saluto e soprattutto saluto Fede, non so se mai guarderai questo video, ma nel caso, come ha già fatto Sequolf, ti rinnovo l'abbraccio da tutta Roma Crew. Un bacione, regà, alla prossima. Liberi, liberi siamo, poi però liberi da che cosa? Chissà cos'è.